Stella per Beppe Marotta è quella della prima. Decimo scudetto, no? Se non sbaglio, 8, diciamo, con sette e mezzo, però conta l'inizio, più due con l'Inter. Con Federica Zille, buonasera. E proprio questo volevo chiedere, se c'è ancora spazio per l'emozione dopo una carriera in cui comunque lei ha vinto tanto, ma saprei di essere entrato nella storia dell'Inter insieme a questo gruppo per la Stella, per averlo vinto in un derby. Questo scudetto insieme a gente come Di Marco, insomma, provoca ancora emozione. Intanto vorrei partire dalle dediche. La dedica principale va al nostro presidente Steve Zang, che ha sofferto da distanza, non è qua con noi a gioire, a festeggiare negli spogliatoi, ai nostri tifosi che sono sempre stati impeccabili, e poi meriti. In primis sicuramente Simone Inzaghi, perché ha dimostrato, come ho detto in prima della partita, ha dimostrato non solo di essere bravo ma anche vincente, l'ha dimostrato in questi anni, quindi è lui l'artefice, lui il leader di questo gruppo magnifico, quindi i giocatori, i miei collaboratori, Ausilio, Baccin, Zanetti, tutti i dipendenti dell'Inter, donne e uomini che hanno supportato questa squadra. Quindi queste sono frasi di circostanza, ma in realtà è così. Abbiamo curato i particolari, abbiamo curato tutto e abbiamo contribuito nel piccolo a far sì che questa squadra guidata da Simone abbia raggiunto un campionato vinto e soprattutto lo storico traguardo della seconda stella, che è qualcosa veramente di straordinario. Lo lascio a voi. Sì, ad Andrea Stramaccioni. Direttore, ancora buonasera e adesso ovviamente grazie. Congratulazioni. Prima parlavamo, volevo farti una domanda con un taglio un po' diverso. Prima parlavamo dei meriti di questa dirigenza, no? Tu parli sempre di staff, tu, Piero, Ausilio e tutti i tuoi collaboratori. Il rendimento dei nuovi giocatori arrivati non è stato solamente un rendimento di campo, perché tu sei un direttore esperto e navigato. A me personalmente ha impressionato anche le doti umane di questi giocatori che si sono inseriti in un gruppo e sembrava che fossero in questo gruppo da sempre. Penso a Thuram, penso a Sommer, penso a Pavard, ma anche Bissek, Frattesi. Ti volevo dire, direttore, l'Inter ragiona e ragionerà anche da un punto di vista della valutazione di giocatori che fanno parte, che possono far parte di una famiglia in questo prossimo futuro? Bella domanda, direi soprattutto perché l'aspetto umano in qualsiasi attività lavorativa è importante, quindi anche nell'ambito calcistico, nell'ambito sportivo puoi avere dei bravi giocatori, ma poi se sono magari uomini un pochino meno bravi hai delle difficoltà. E devo dire anche qua, ecco, sottolineo un piacere che anche Inzaghi, ogni allenatore ha il suo metodo, no? Ha il suo linguaggio, ha il suo modo di relazionarsi. Lui si è relazionato in modo perfetto con loro, non è certamente un allenatore duro, ma un allenatore con cui il giocatore si sente a suo agio perché è un po' l'amico, l'ex collega, e quindi devo dire che da questo punto di vista è riuscito a valorizzare al massimo quello che noi abbiamo messo a disposizione, quindi anche da questo punto di vista, cioè il fatto di tirar fuori il massimo dal punto di vista calcistico ma anche umano, ha fatto sì che la mentalità vincente sia rapidamente un po' circolata anche nei giocatori che sono arrivati, e sono stati 12 quest'anno, non dimentichiamocelo. Quindi questo è importante, così come è importante, anche sottolineo molto con orgoglio, lo zoccolo duro di italiani. Io credo che lo zoccolo duro in una squadra di italiani sia fondamentale per capire cosa significa giocare in Italia, cosa significa andare a giocare nei campi di provincia, soffrire e portare a casa i risultati. Lo sa bene anche Pippo Inzaghi, che qui con noi su Milan c'erano quei 5-7 italiani. Che orgoglio anche sentir parlare così di Simone, no? Sia dal punto di vista tecnico sia umano. Beh, io lo conosco bene, per cui speravo se ne accorgessero tutti. Per cui sono solo felice, sono contento per loro, sono meritato. Però quello che ha detto benissimo il direttore, che lo zoccolo duro italiano, come ha fatto la differenza nel nostro Milan, come sta facendo la differenza nell'Inter. Io quando cerco di allenare le mie squadre, soprattutto se parto all'inizio, spero di avere tanti giocatori italiani, perché i giocatori italiani hanno senso d'appartenenza, capiscono dove lavorano e soprattutto ce la mettono tutta per dimostrare anche a chi arriva che sono lo zoccolo duro e che devono essere seguiti. Marotta ragionava così anche ai tempi della Juve, a proposito tweet o post sui social anche della Juventus. Marotta, che vi fa i complimenti per la vittoria di questo 20° scudetto. Congratulazioni. Grazie, fa molto piacere. All'Inter, Stefano Borghi. Buonasera direttore, complimenti anche da parte mia. Grazie. Allora, io credo che fra le tante cose straordinarie che avete fatto in questi anni, la più straordinaria è stata riuscire a migliorare sempre la squadra
attraverso un mercato di reazione, perché a partenze o comunque a cessioni avete sempre risposto con operazioni migliorative, a partire proprio dalla scelta di Simone Inzaghi. Può aspettarsi adesso il popolo dell'Inter che invece il prossimo mercato sia un mercato di costruzione? Tradotto, si può aspettare che non ci siano partenze eccellenti e che con arrivi già fissati e magari altri questa squadra vada a costruire ulteriormente su questo successo? Io ho parlato di calcio giocato, devo anche dire che ormai si va incontro al rispetto di quelli che sono i parametri economici, finanziari, e quindi quello che è un concetto di sostenibilità, e questo dobbiamo necessariamente sempre perseguirlo con molta oculatezza, ma io sono molto fiducioso in quello che invece è il patrimonio umano rappresentato da questo allenatore, dai nostri dirigenti, dai giocatori, e chiunque può, se deve andare via, ma direi penso di no, potrà essere sostituito degnamente, perché la scelta, come dicevate voi prima e come ho detto io, sarà fatta valutando alcuni parametri che non sono solo quelli calcistici, ma sono quelli appunto del senso di appartenenza, della cultura del lavoro. Ecco, noi dobbiamo essere bravi e andare a ricercare soprattutto questi valori, e devo dire che Ausilio e Bacin lo stanno facendo molto bene, e di conseguenza credo che noi in questo momento abbiamo un modello di riferimento che è vincente negli ultimi anni, e dobbiamo continuare a utilizzarlo bene. Grazie Marotta, va a festeggiare adesso? Grazie a voi. Dove andate? Eh sì, giusto, ma cioè, faccio compagnia a coloro i quali meritano, che sono gli attori, i giocatori. Grazie a Marotta. Cosa avete capito? La sciarpa di Javier Zanetti, la data 2009-2010, cioè lo scudetto del triplete, e c'era anche lui. Poi 2020-2021, 19... ci sono tutti i eventi, Zanetti, buonasera. Buonasera, sì, li ho contati, ci sono tutti. Servono sciarpe sempre più lunghe adesso. Sì, no, veramente, credo che una serata stupenda da parte del tutto l'ambiente interista, credo che si aspettava questo momento, mancava questo ultimo passo, l'abbiamo fatto in una partita importante, in un derby, fuori casa. Merito al mister, al suo staff, a questo gruppo di ragazzi che loro non si rendono conto che hanno fatto qualcosa di straordinario vincendo questo campionato, perché hanno vinto la seconda stella che rimarrà per sempre una cosa storica, e hanno scritto una pagina importante per nostro club. Federica. Tra l'altro c'è il tratto di continuità, perché abbiamo visto prima un altro argentino con la fascia al braccio piangere in campo per questa seconda stella. Le chiedo, lei quando ha capito che questa squadra era destinata a rimanere nella storia dell'Inter, a vincere questo titolo? Fin dall'inizio, perché credo che quando abbiamo iniziato a lavorare si vedeva la voglia di tutti quanti, del mister, dello staff, di fare una stagione importante. Sapevamo che era da combattere con tante squadre che volevano lottare per lo stesso obiettivo, però noi eravamo consapevoli di essere una squadra forte, poi credo che in tutte le partite l'abbiamo dimostrato, e il divario con le altre squadre è netto, allora credo che il campionato è strameritato. A voi. C'è un mister che conosce bene, Andrea Stramaccioni. Ciao Javi, ciao Andrea. Complimenti. Grazie. Senti, Javi, io so, lo sanno tutti gli amanti del calcio, ma io ovviamente lo so in prima persona, quanto è importante una figura anche come te, che ha sempre una parola positiva anche nei momenti difficili, Javi. Sempre lo hai avuto per l'allenatore, per i tuoi compagni, per i giocatori più giovani, e questa cosa non è solo tipica tua. Io ho avuto la sensazione che la vera forza di quest'Inter sia stata non... consentimi il termine, di non sbragare nel momento difficile e rimanere compatti per poi costruire qualcosa, no? Prima abbiamo parlato col direttore del Milan, adesso è un momento difficile per loro. Ecco, l'Inter ha vissuto questi momenti, e io, Javi, ti chiedo quanto è importante in quei momenti, perché poi quando vinci è tutto facile, e se in quei momenti si costruisce la vittoria di oggi. Hai completamente ragione, Andre, soprattutto nei momenti di difficoltà, dove non si deve dubitare delle scelte che abbiamo fatto, di continuare a supportare il nostro mister, il suo staff, i nostri giocatori, e credendo in una cultura del lavoro. Dico sempre, lo pensavo anche da giocatore, il lavoro alla fine sempre paga, e nei momenti di difficoltà dove essere resilienti e credere di più
in tutto quello che stai facendo, perché credo che questa squadra c'ha dei valori importanti, non soltanto individualmente, sino come gruppo, valori umani importanti, che anche quelli fanno la differenza. Si trova un aggettivo per l'uomo che abbiamo visto, è l'allenatore inquadrato poco fa di fianco a lei, cioè Simone Inzaghi, un aggettivo, una parola che lo descriva meglio di altre? Straordinario, straordinario come, prima come uomo, che secondo me è la cosa più importante, e dopo molto bravo a gestire quello che parlavamo prima, i momenti di difficoltà, molto bravo a tenere sempre il gruppo concentrato, una grandissima cultura del lavoro, e credo che anche lui credo che non si renda conto, però io se l'ho ringraziato in campo quando l'ho abbracciato, perché ha scritto insieme ai ragazzi una pagina importante e ha fatto felice a milioni e milioni di interisti, non soltanto in Italia, sino in tutto il mondo. Grazie a Zanetti, ma se ne rende a conto Simone Inzaghi, Diletta, Leotta e Marco Parolo, secondo voi? Sì, sì, se ne rende conto, anche se vi devo dire la verità, ragazzi, la prima cosa che ha fatto appena ci ha visto, mi ha chiesto, ma dov'è Pippo in studio? Angelo, lo vuoi Angelo. Salutare subito? Pippo? Sì, volevo vedere se era congelato o no. No, hai risentito Pippo, perché dopo il fischio finale, non so con chi stesse parlando in videochiamata, ma non era con lui. E lui dice, ma come, la prima chiamata doveva essere per me? No, sarà stato con mio papà. Mia mamma. Prima la mamma e il papà, prima poi, mamma poi il fratello. E poi sì, ci sentiamo spesso. Comunque gli faccio tanti complimenti, veramente se l'hai meritato. Sono contento che tutti si siano accorti quello che è. Per me è troppo facile stasera, però sono molto felice per lui perché ce lo merita. Simone, che dice a Pippo? Beh, innanzitutto lo ringrazio, poi insomma è un... È una bellissima sensazione, abbiamo fatto qualcosa di incredibile ed è giusto condividerlo con tante persone, perché ci sono tanti protagonisti, insomma penso ai miei giocatori in primis, alla società che ci è sempre stata vicina, al nostro presidente che non è qui con noi ed è stato sempre importante, è sempre stato qualsiasi cosa ho avuto bisogno in tutto questo mio percorso, lui ci è sempre stato. E poi chiaramente pensiero va anche alla mia famiglia, a mia moglie Gaia, ai miei bambini, ai miei genitori, perché un mio limite è quello che non riesco, no, però l'ho sentito, il mio limite è quello che c'era qualche tante telefono. Volte non riesco, No, l'ho sentito, però chiaramente tante volte non riesco a lasciare il lavoro fuori di casa, a volte me lo sono portato anche a casa, ma loro sono stati fondamentali per me. Che bello. No, la seconda cosa che mi ha detto poi Inzaghi, oltre a dov'è Pippo, è stata anche la corsa che ha fatto sul finale, come va? Tutto bene? Sì, no, chiaramente è stata una partita combattuta, è stata corretta, mi dispiace insomma per gli ultimi 5 minuti che si è innervosita, perché sugli spalti in campo era stata una partita molto molto corretta, abbiamo giocato molto bene, abbiamo tenuto bene il campo, chiaramente ho rivisto qualcosa alla fine, il primo tempo potevamo fare un gol in più e chiaramente insomma siamo molto molto contenti. Marco? No, hanno sì, no, col mister... Ah, sì, Marco lui, scusa. Aspetta, sì, no, perché col, col mister... Io ho visto la prima riunione che ha fatto da capo allenatore di una prima squadra, dove veniva fuori tantissima voglia di emergere, aveva una fame, una cattiveria, che lui voleva vincere 7 partite perché era convinto di essere riconfermato alla Lazio, però poi da lì hai voluto sempre crescere. Penso che anche all'Inter forse il primo anno dovevi ancora capire cos'era tutto per portare questa squadra a vincere. E alla fine sei arrivato a portare questa squadra a dominare e a comandare il gioco, e la forza della tua squadra è quella che sa leggere tutte le partite, ti presentano diversi modi di attaccarti, di prenderti, però alla fine questo è tutta una tua crescita, e penso che oggi hai raggiunto una completezza veramente alta. Quindi ti faccio i miei complimenti, perché sei partito da una conferenza Norce e sei arrivato a vincere uno scudetto. Beh, senz'altro, insomma, Marco mi conosce bene, è stato una parte importante, perché i primi anni li ho condivisi con lui, grandissimo giocatore, grandissima persona, ma ha aiutato a me e al mio staff in questo percorso. Poi per quanto riguarda la crescita, tutti i giorni ci si impegna per cercare di migliorarsi, però insomma, se penso al primo anno, la mia
prima partita in Champions qui all'Inter con Real Madrid, che poi a seguire il Liverpool, che sono state le finaliste, secondo me. Poi ci torniamo. Pippo, dell'appuntamento a Simone dove? Dove vi vedete? Vedo delle espressioni. A questo punto mi sono Vabbè, voi vi vedete domani. Noi dobbiamo parlare di parametri e paletti con Ausilio Inzaghi. Ci pensiamo noi esatto, adesso. Esatto, lo salutiamo. Simone Inzaghi, complimenti. Grazie. Si goda il panorama, la vista che adesso è bellissima. Ok, buonasera Ausilio. Subito si parla. Buonasera a Partiamo tutti. Siamo partiti festa. Forte però, ho visto. Cosa? Siamo partiti forti, ho visto. È già passato a riscuotere Inzaghi. Sa che adesso è il momento davvero di gioire tutti insieme, poi abbiamo il tempo per programmare le cose, qualcosina abbiamo già fatto perché poi abbiamo sbagliato forse a farli troppo veloce i giocatori, adesso poi tutti ne aspettano altri, ma in realtà sembra che un paio li abbiamo già fatti. Zilinski e Taremi. Ma quanti paletti ci saranno nella stagione che viene, prima della stagione che viene? Quanti... per rifarsi alle parole di Simone Inzaghi? Non lo so ancora, nel senso che poi ci troveremo nei prossimi giorni, cercheremo di capire meglio quelli che sono appunto i numeri, i budget. Mai ci siamo abituati a lavorare in questa situazione, che poi non è neanche una situazione così complicata come da fuori può sembrare. Bisogna semplicemente cercare di mantenere un certo equilibrio. Si è sempre parlato di sostenibilità, ormai il termine lo abbiamo imparato a memoria, quindi non c'è nulla di male a iniziare una stagione con questo tipo di situazione. Abbiamo dimostrato quest'anno che con le idee, con il lavoro, so che sono state citate tante persone, un bel gruppo di lavoro, io farei un riferimento, visto che poi dipendono direttamente da me, anche ai nostri osservatori, perché ci sono 8-10 persone che sono in giro tutto l'anno a cercare delle opportunità. Thuram è un esempio, Thuram è all'Inter perché noi l'avevamo già individuato 2 anni fa, grazie al lavoro di queste persone, al nostro poi così la nostra supervisione poi è stata quella che ha fatto sì che le cose venissero poi concluse, definite, ma c'è tanto lavoro dietro, tante persone, e oggi se Thuram è all'Inter, fa quello che sta facendo, dimostrando all'Inter, è anche grazie al lavoro di questa gente e alla programmazione che è partita 2 anni fa, almeno nel suo caso, così vale anche per gli altri. Andrea Stramaccioni. Ciao Piero, complimenti, complimentissimi. E ovviamente... Ciao mister, ti piace la televisione adesso, vedo. Vabbè, ma la fa così bene. Non so malaccio, dai, non so. Sei anche bravo. Mi piacevi anche come allenatore, ma vedo che in televisione se ti piace, ti curi anche il look. Bravo. Sei più bellino anche. Grazie, no, ma io ciao, Andrea. Ti stavo per fare dei complimenti, adesso sembra che te li faccio. No, io volevo sottolineare una cosa con Piero, perché parliamo dei giocatori cresciuti nel vivaio, dei giocatori venuti su. Piero Ausilio penso che sia uno degli esempi più rari di dirigente venuto dal settore giovanile, che ha passato tante bufere e tante proprietà, e io credo, Piero, che questo sia veramente un DNA interista che secondo me poche società hanno. L'Inter ha acquisito Marotta, che è un dirigente straordinario, ma la continuità che ha con te, e hai passato, lo sai bene, dei momenti difficilissimi nell'Inter, anche grandi difficoltà, momenti di critica, io penso che questo scudetto, è vero, voi vi parlate sempre bene l'uno per l'altro ed è bellissimo, ma quanto lo senti tu o quanto è importante per te, Piero? E soprattutto posso farti la domanda, secondo me i presidenti i soldi non te li danno perché sei più bravo senza? Così li abito troppo bene però. No, ti ringrazio, ma gli anni ci sono stati anni difficili, questo sì. Sono entrato qua dentro che ero un ragazzino praticamente, avevo anche qualche capello in più, adesso ho sia la barba bianca, i capelli sono un lontano ricordo, però c'è dietro anche tantissima esperienza e tantissimi insegnamenti che mi sono arrivati in tutti questi anni. Io una delle cose che dico anche quando... Chi è stato? Tolto l'auricolare. Mi hanno staccato l'auricolare, ma andiamo avanti a braccio. Una delle cose che così secondo me mi ha caratterizzato soprattutto in tutto questo lungo periodo è stato quello di fare grande esperienza con 3 proprietà diverse. Ho lavorato con la grande famiglia Moratti, dove ho imparato tantissimo, mi ha sicuramente introdotto in questo mondo e mi ha permesso di fare un percorso, come dicevi tu, dal settore giovanile fino ad avvicinarmi alla prima squadra. Ho lavorato poi con Tohir, che è stato il primo a darmi la responsabilità in un momento
complicato della prima squadra, e adesso con il gruppo Suning, che sono già anni che lavoriamo insieme, abbiamo creato un gruppo di lavoro fantastico. So che lo diceva prima anche Marotta, stiamo bene insieme, c'è una grande sinergia, c'è grande empatia fra di noi, ognuno sa quello che deve fare, non ci sono assolutamente gelosie, c'è soltanto la voglia di fare il bene dell'Inter e di lavorare tutti in un'unica direzione, sapendo quali sono i compiti di ognuno, e questo penso che arrivi, perché non ci sono risultati di questo tipo se non c'è dietro veramente un grandissimo gruppo di lavoro che va, ripeto, da chi vive in ufficio tutti i giorni la realtà della società, a chi è sul campo, a chi è vicino all'allenatore e a tutta la gente che abbiamo, ripeto, in questo fantastico club che lavorano per l'amore dell'Inter. Direttore, grazie. Mentre rimettiamo l'auricolare, sì, le posso chiedere di raccontarmi la sua esultanza, perché è finita anche con una diagnosi seria, insomma, prime terapie della stagione, cioè, per lei. Il primo infortunato della stagione è Ausilio, perché al fischio finale ho provato a fare un accenno di corsa, ma mi sono stirato clamorosamente il polpaccio. Vediamo domani, ma penso che sarà almeno un paio di mesi fuori. Stagione finita dunque per Ausilio. Stagione finita. Sarà pronto per il mercato. Esatto, e lì ci sarà da correre. Grazie a Piero Ausilio, complimenti davvero. Grazie a voi, buona serata. Buoni festeggiamenti. Abbiamo sentito.